Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con la One Piece Collection di Hachette. Oggi apriamo il Capitano Kid, uscita numero 14 della collezione. Veramente, veramente fatto bene. Devo dirvi, questa collezione mi sta sorprendendo ogni numero che esce. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. E inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist di One Piece dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo fatto finora. Non ne ho saltato neanche uno, come sempre vi ricordo che alcuni li salteremo, non è mia intenzione prenderli tutti, però finora li trovate, va bene, finora non ne abbiamo saltato nemmeno uno. Ragazzi, spostiamoci sotto, andiamo ad aprire Eustace Kid. Perfetto ragazzi, eccoci qui, andiamo ad aprire. Allora, volevo dirvi una piccola cosa. Se vedete le mie mani praticamente che sono tutte una ferita, è perché ho dovuto fare un lavoro a casa, mi sono distrutto una mano, quindi insomma se vedete che è piena di tagli, insomma niente di cui preoccuparsi. Allora, uscita numero 14, in questo numero la miniatura di Eustace Kid più un poster del nuovo mondo. Eccolo qua, Eustace Kid, il pirata senza pietà. E poi ragazzi, io come sempre sapete non vi faccio spoiler, però dai, proprio senza pietà poi non è sembrato, va bene? Quindi se andate avanti nella storia, il Kid vi darà delle soddisfazioni. Allora, carta d'identità, nome Eustace Kid, funzione pirata capitano, età 23 anni, ciurma pirata di Kid, 470 milioni di berry, la sua taglia. Allora, andiamo a vedere il poster, eccolo qua. Guardate un po' che bello, tutti quanti, devo dirvi, bellissimi dal design, spettacolare, insomma Oda è veramente un genio sotto questo punto di vista. Va bene, qua ci dà alcune informazioni su Eustace Kid e sulla peggiore generazione di pirati. Eccolo. Prossimo numero ragazzi miei, Monkey D. Garp, tanta roba, il nonno di Rufy, viceammiraglio della Marina, non credo sia un ammiraglio, mi sembra un viceammiraglio, vabbè comunque... personaggio importantissimo, lo prenderemo al 100%. Peraltro ragazzi, guardate quanto è grande, questo mi sa che a livello di scala sarà veramente molto importante. Allora, ci siamo, andiamo ad aprire Kid. Allora, come vi stavo raccontando proprio nel pre-video, ragazzi, è fatto benissimo, è veramente una cosa spettacolare. Allora, ve lo faccio vedere perché veramente sono rimasto colpito. Guardate che roba, cioè ragazzi, questa è una figura che costa 9,99 euro, ma veramente vi dico, ormai le collezioni sono arrivate a 16-17 euro, e questo 9,99 ed è fatto benissimo, ma guardate la colorazione, il viso è perfetto, si vede addirittura la cicatrice, occhi fatti benissimo, bocca e labbra perfette, guardate anche gli occhiali sulla fronte. La scultura dei capelli, ragazzi, bellissima, senza nessuna attaccatura. Vi ricordate Naruto che aveva le attaccature che si vedevano? Questo assolutamente no. Guardate la veste come è scolpita bene. È perfetta. La mano di metallo è bellissima. E guardate i pantaloni. A parte che sono colorati anche con una sfumatura nera, vedete, giallo e nero. Poi sono scolpiti benissimo. Guardate, ci sono disegnati tutti i puntini, i bottoni, la doppia cinta. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Io leggo ogni tanto che mi scrivete, no, questa collezione non è un granché... Ragazzi, se voi queste le volete confrontare con, non so, con le Bandai o con le Banpresto da 50-100 euro, allora posso dirvi sì, è vero, ma questa costa 9,99 euro ed è fatta benissimo. Comunque, adesso andiamolo a posizionare sulla sua basina. Vediamo un po', credo che si incastra qua con il mantello. Quindi dovrebbe tenersi sicuramente molto facilmente. Allora, io come sempre faccio prima una prova. Vediamo se si tiene senza. Diciamo un po' al limite. Ok, senza non si tiene bene. Quindi dobbiamo metterlo bene così. Allora, un po'. Vabbè, ragazzi, io direi che comunque così va bene. Non l'ho inserito proprio perfettamente. Però, come vi dicevo, si incastra con il mantello. E di conseguenza... si tiene abbastanza facilmente. Allora, andiamo a prendere Rufy, che è la prima uscita, come sapete, così li possiamo mettere anche a confronto. Devo dirvi, mi sembra un po' piccolino Rufy. Che ne dite? Adesso non ricordo con esattezza le dimensioni e la proporzione di Eustace Kid, però forse mi sembra un po' piccolino questo Rufy, o lui un po' grandicello, non lo so. Comunque, ragazzi, adesso, al di là di tutto, la figura è bellissima, devo dirvi anche molto meglio di questo Rufy.
come vi dicevo, secondo me la collezione è anche migliorata a livello di qualità e penso che queste due figure lo dimostrino. La colorazione è nettamente migliore, questa di Kid, guardate le sfumature, mentre invece Luffy è abbastanza omogeneo come colorazione. Dunque, io sono super soddisfatto, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di Eustace Kid. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like metallico come la mano del Capitano Kid. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete preso anche voi questo personaggio e se state continuando la collezione. Sempre un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento fra 2 settimane, credo che la collezione sia rimasta di 2 settimane, non ci si sta cambiando molto, comunque penso di sì, con Monkey D. Garp, mi raccomando. Qui da Visio e dal Capitano Kid è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!